che vivo in un ambiente un po' isolato e quindi è un buon modo per rimanere a contatto con una comunità scientifica. Vabbè, però riconosciti anche dai le tue doti, poi anche perché se non ti scelgono, sai, l'altro parlavo con Tania e le dicevo, sì, sai, ci sono dei colleghi che dicono, ah, che bravo, sei andato in America, hai studiato di questo singolo, però, cioè, in Australia poi, però, cioè io non ho fatto, dico sempre, 18 anni, io non ho fatto niente che non potesse fare chiunque altro, perché ho comprato letteralmente un biglietto aereo, ho pagato letteralmente un corso, sì, a migliaia di chilometri da qua, ma lo può fare chiunque. E lei disse, sì, però tu l'hai fatto. Ed effettivamente è stata una ristrutturazione, perché anche quello che dici tu, no, sì, magari non è necessario che ti inviti la Stanford University, poi per carità quello è un riconoscimento, eccetera. Però ci sono cose che anche se tutti potrebbero farle, non tutti le fanno. Quindi dai, brava. Senti, io non so se ti ho avvertito, ma io l'intervista all'inizio così, proprio come una chiacchierata, quindi se sei d'accordo siamo già dentro. Ok, va benissimo. È quello che sentiranno e vedranno le persone, che noi iniziamo a parlare di niente e ora vedranno che noi stiamo metacomunicando su come iniziamo l'intervista, che questo lo dico perché l'ho detto prima e quindi però lo diamo alle persone che invece adesso che poi ci vedranno. Per me è stato un motivo di imbarazzo, perché noi questo libro l'abbiamo scritto, quant'è, 3 anni fa l'abbiamo pubblicato, vero? Sì, 2017, che è uscito a dicembre 2017, in vita poi i primissimi giorni del 2018, esatto, quindi 3 anni fa, e io prima dicevo, non mi è mai venuto di farti l'intervista su questo, che è un libro fondamentale. Io lo dico sempre, però quello lo dico pubblicamente, questo è un libro di Franca Scarlaccini, perché la mia parte qui, e se io dico sempre, è più la parte noiosissima, quella teorica, che peraltro abbiamo fatto insieme, per carità, però il modello che c'è dentro è roba tua, è una cosa fantastica. E, se posso anche dare l'aneddoto, io mi ricordo che ancora che passeggiavamo per Verona, se non mi sbaglio, era per il congresso di ipnosi, e tu mi dicevi, sai, io ho delle idee, ho degli appunti su un mio modello, ho detto, mandami, ci do un'occhiata. E poi leggendo dicevo, questo è fantastico, è fenomenale, devi scriverci un libro, e poi è venuto fuori Aiutami a diventare grande. E la prima domanda che ti faccio è questa, perché una cosa che a me piace del tuo modello, che per dare un po' di contesto sempre a chi vede, è un modello di intervento di terapia breve, tanto strategica quanto solution focus, per bambini e adolescenti, per genitori di bambini e adolescenti, che però tu sei anche con gli insegnanti e ovviamente anche nella tua pratica diretta quando capita con i bambini e adolescenti, la cosa che mi colpisce è la semplicità. È un modello che noi insegniamo anche nella nostra scuola, proprio per la loro semplicità. Qualche settimana fa una studentessa mi diceva, ho applicato il modello Scarlaccini, è fenomenale, perché è semplice. Come ti è venuto? Poi magari lo descriviamo anche un attimo. Come ti è venuto? Adesso ti rispondo, però permettimi comunque di dire che la parte che hai curato tu, che hai fatto tu, la parte teorica, anche se ogni tanto la lettura può sembrare a qualcuno un po' pesante, è fondamentale, perché tu mi hai permesso di inquadrare proprio teoricamente l'intervento. E qui rispondo alla domanda perché? Perché io in realtà questo tipo di intervento, di cui non è che io abbia inventato chissà che, perché io sono psicoterapeuta specializzata ad Arezzo, quindi con il professor Nardone, e quindi il mio modo di intervenire con le famiglie e poi gli insegnanti nella scuola è stato sempre rivolto all'intervento sulle tentate soluzioni disfunzionali, all'intervento breve e ancora prima, diciamo, all'intervento sistemico, perché quando io ho iniziato la scuola di Arezzo già lavoravo con famiglie, con insegnanti, e il mio approccio, che era quello alla base, quello sistemico, perché io ho avuto la fortuna di studiare in Francia e una delle mie insegnanti all'università è stata Evelyne Rey,
che è una delle autrici delle objets flottanti, degli oggetti fluttuanti, credo che sia in Italia, quindi, e ci insegnava l'approccio strategico e tutte le correnti dell'approccio di Palo Alto. Quindi perché è così semplice l'intervento? Perché in realtà senza avere troppo mente, sai che quando uno studia tanto la teoria poi però si dimentica della teoria, la fa sua e diventa pratica. In realtà io mi ritrovavo a lavorare con le famiglie, con gli insegnanti, con gli educatori, ripetendo poi un po' sempre le stesse cose che erano le indicazioni che davo, le indicazioni volte ad interrompere le tentate soluzioni nella maniera più semplice possibile, perché l'anno, diciamo, gli anni in cui ho lavorato maggiormente con le famiglie sono stati gli anni in cui ho lavorato per una scuola. Adesso è tanto di moda, però una decina di anni fa lo era un po' di meno, e io ho proprio chiesto alla scuola qui in Valle d'Aosta, dove ho iniziato a lavorare, di poter lavorare in maniera un po' diversa dal semplice sportello d'ascolto. Ho portato un po' quello che poteva essere un intervento breve. Adesso diciamo che la single session therapy sarebbe proprio l'ideale, secondo me, in ambito scolastico, però quindi ho lavorato con centinaia di situazioni, quindi di famiglie, di genitori, e mi ritrovavo a lavorare sulle tentate soluzioni con genitori in difficoltà, ma di tutte le fasce, come dire, anche sociali, cercando di essere più chiara possibile. E quindi è venuto fuori questo. Il libro, l'idea del libro, e quindi è proprio la differenza tra prima faccio una teoria e poi faccio una pratica, invece qui è il contrario. Mi trovavo a lavorare in questo modo, ho lavorato per anni, ho visto che era molto efficace. I genitori mi dicevano: ma dove c'è scritto questa cosa? Io non potevo, perché, come dire, è una somma, una raccolta, no? di diversi pezzi presi in diverse, come dire, diversi approcci che ho fatto miei. E quindi secondo me questa è la forza, cioè, ho scritto con il tuo aiuto e anche quello di Tania Daross, quindi questa cosa, quello che ti avevo fatto leggere quella volta che eravamo a Orvieto e non a Orvieto. Eravamo a Orvieto, erano insomma una decina di pagine che era il protocollo. Però io non sapevo cosa farci, perché era la mia pratica. Quello che mi hai dato, che mi avete dato, è proprio stato l'inquadramento, il poter dire: guarda, in questo ci sono, e questo, questo, questo e questo, che io non è che non sapessi, però quando sei concentrato sulla pratica, poi diventa, non per tutti è così evidente, per me non lo era, risalire poi a quali filoni teorici, quale questa cosa, insomma, viene da questo filone, quest'altro da questo, ed è quello l'opera di sistematizzazione, insomma, che è stata molto importante nel tuo intervento su questo libro. Non so se ho risposto, però secondo me questo è semplice, perché così era la pratica deve essere semplice, bisogna essere comprensibili, bisogna trovare le parole per farsi comprendere, per far seguire le indicazioni in maniera, direi, molto ericksoniana, e quindi ho fatto in modo che potesse essere così, e mi pare che la gente lo apprezzi per questa semplicità, diciamo. Sì, assolutamente. Peraltro devo dire che una cosa che è scritta anche nel libro, sia negli esempi sia nella parte descrittiva, perché il libro, per chi ancora non ha letto, si compone in tre parti, diciamo tre grandi parti: prima l'introduzione teorica per dare un background, di solito ai miei clienti, perché questo è veramente un libro che va bene per, noi abbiamo pensato mentre lo scriviamo, di rivolgersi prima di tutto agli psicologi, poi agli insegnanti, poi ai genitori. Devo dire che ha un buon equilibrio. Io quando lo consiglio ai genitori dico: saltate la parte teorica, intanto voi non ve ne importa niente se non per sfizio, e andate subito sulla parte pratica. Idem per gli insegnanti, gli psicologi invece possono andare più addentro per approfondirla. E una cosa che emerge dai casi, ma anche appunto all'inizio della parte più descrittiva, è il fatto che si può applicare veramente a tante situazioni, non dico tutte
tutte, solo per non dare la falsa idea che va bene per tutto. A livello di problematiche potrebbe andare bene quasi per tutto, poi la differenza è vita la fa la persona. Però tu citi quei casi notevoli anche, è un po' che non lo leggo, però mi ricordo bene di una bambina a cui hanno dato una diagnosi di autismo anche, giusto? Che poi era una diagnosi ovviamente sbagliata, però che aveva, se ricordo bene, dei comportamenti ossessivo compulsivi notevolmente marcati, o a altre situazioni anche di notevole difficoltà, e che però vengono risolte con la semplicità di questo modello, che di nuovo non vuol dire è una panacea per tutti i mali, ma questo per noi è la base, no? La flessibilità, però anche la base è anche partire dalla cosa più semplice in assoluto e poi aggiungere complessità se la cosa semplice non è sufficiente. Io applicando, perché poi applico, io ho imparato il tuo metodo scrivendo il libro, leggendo in realtà quello che hai scritto tu e poi rifinendo il libro, quindi legge e ho iniziato a applicarlo. Quindi io non ho iniziato prima a applicarlo e poi ho scritto iniziate le cose, no? E mi sorprendeva, ma tuttora ti dico, mi sorprende quando mi arrivano casi anche importanti che sembrano la fine del mondo. Dico, ok, iniziamo dalla cosa più semplice. E ti dico, è raro che io debba aggiungere altro. Può capitare, ma è raro che debba aggiungere altro.